Ciao a tutti amici, in questo tutorial vi mostrerò come dipingere le mimose con la gouache utilizzando un metodo semplicissimo che vi consentirà di ottenere una bellissima illustrazione in poche mosse. Vi basterà procurarvi della gouache nei colori giallo limone, giallo chiaro, verde vescicra e ocra gialla, un pennellino dalla punta fine e alcuni cotton fioc. Grazie a questa tecnica alternativa, chiunque sarà in grado di creare la sua mimosa, persino chi è totalmente negato con la pittura. Sulla mia tavolozza mescolo i due gialli per creare un colore di transizione, poi schiarisco il verde vescica con una piccola quantità di ocra e del giallo chiaro, con il quale dipingo lo stelo e i piccoli rametti di mimosa. Prendo un cotton fioco e lo immergo nel colore giallo e utilizzandolo come un timbro lo presso sul foglio. Inizialmente mi concentro solo in prossimità dei rametti, dopodiché aggiungo altri fiorellini a mo' di grappoli. Tamponando il colore vedrete che mano a mano questo diventerà più scarico. Non importa, lasciate stare così com'è. Il fatto che il colore giallo sia più chiaro vi permetterà di ottenere delle bellissime e realistiche sfumature che potrete intensificare aggiungendo in alcune zone dell'ocra gialla. A questo punto non resta che aggiungere le foglie che dipingo con un pennellino sottile, tracciando prima una linea e poi aggiungendo dei trattini inclinati sia a destra che a sinistra. Thank you.
Per finire aggiungete qualche dettaglio o, se necessario, correggete qualche punto e il vostro lavoro in pochi minuti sarà completo. Con questa tecnica vi potete divertire a creare dei segnalibri o dei bellissimi biglietti d'auguri da regalare a San Valentino o per la festa della donna. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like e iscriviti al mio canale. E se sei curioso di scoprire altre tecniche alternative per dipingere, clicca sulla i in alto a destra o sulla playlist al termine di questo video. Grazie per l'attenzione, un bacio e alla prossima. Ciao!